È illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare, motivato con riferimento alla sentenza di condanna riportata dallo straniero per il reato di cui all'articolo 495 del Codice Penale. La sentenza, per poter essere considerata ostativa all'emersione, deve riguardare in concreto un reato riconducibile da parte dello stesso giudice penale che ha inflitto la condanna ad una delle fattispecie per cui è previsto l'arresto in flagranza. Ebbene, tale non può considerarsi la condanna comminata in capo al ricorrente, posto che il reato di cui all'articolo 495 del Codice Penale è stato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma del 2008, che oltre a inasprire la pena del reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, l'ha espressamente ricondotto fra le fattispecie per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza. Per tale ragione la sentenza in questione non ne ha tenuto conto, mentre ha applicato le disposizioni previgenti alla riforma del 2008 in quanto più favorevoli al reo. In conseguenza di ciò, non contemplando una condanna per un reato riconducibile agli articoli 380 e 381 del Codice di Procedura Penale, deve si ritenere che la suddetta sentenza non possa essere considerata di per sé sola motivo impeditivo dell'emersione.